Buonasera, ciao ragazzi. Allora, vi racconto un po' della fantastica vita di Multiplayer.it. In scaletta alle 3 c'era la diretta di Destiny, che è stata lasciata in scaletta. La cosa fantastica è che ovviamente avrebbe dovuto essere annullata, visto che ieri io sono andato all'appuntamento di Destiny e non c'era niente di nuovo rispetto all'E3. E dice, dov'era il barone mentre doveva fare la diretta di Destiny? Mi sono fatto 60.000 ore di fila per provare l'altra modalità nuova del PvP con l'espansione di The Taken King Raid the Karate, per appunto poter scrivere qualcosa su Destiny, altrimenti non avevo una benemerita fava. Allora, per salutare Cybersauro, Torrentellus, mio barone, Ciro Sagona, Axel 198993, T Seeker, Adam Ren 89, Domenico Peluso, Davide PS4, God Raptor, Vemassi, Marichella, Strumsk, Torrentello. Allora, per salutare, ti voglio dire una cosa: siccome me l'hanno regalato, mi hanno regalato un codice Blacksmith, che è lo shader di Destiny. Allora dice, barone, ve lo regalo, però la difficoltà è questa: non ve lo faccio vedere, ve lo leggo. Quindi molta attenzione. Allora, il codice per Destiny, il gameplay del Black Shader è, pronti? Palermo, Milano, Figo, F come Firenze, J di Iodice, Como, Varese, Roma, Varese 7. Ripeto, Palermo, Milano, Firenze, Iodice, Como, Verona, Roma, Verona 7. Questo è il codice per sbloccare lo share di Destiny, però non ve lo faccio vedere se ve lo siete scritto bene, altrimenti me lo vendo su eBay che costa almeno 20 euro. Allora, ciao bambini, come state? Saluto gli altri, ciao Tempesta, Joker, Samuzzano HD, non lo so, siete una marea anche oggi? No, non è quello ragazzi, vedi. Ciao Tangela 22, Sad Stats che ci hanno azzeccato, anche Cage saluto. Ce n'ho sempre una. Saluto anche, vieni a salutare. C'è un nostro amico che è venuto qui fin da Brescia per un sito internet. Il Bazza già sta già sperando. Ciao, ciao. Perché dice che non si vedrà mai. Come ti chiami? Saluto gli amici. Io sono Cristian. Ecco. Ciao a tutti. Ok, mi ha incrociato per strada, ha detto barone, ti posso salutare. Guarda, vieni, che se non mi muovo il Bazza mi spara. Credo lo farà lo stesso, però non lo so. Vabbè. Approfittiamo di questo momento, io ho esattamente tipo 10 minuti, perché poi vado a vedere Scalebound. E poi dopo ve ne racconterò, forse dopo le 7, ma ci sta che gli salto anche quella diretta. Bazza, sei felice? Ce ne importa una mazzata, non mi ascolta più neanche. Allora cosa vi racconto? Vi racconto di Destiny. Di Destiny mi sono fatto appunto queste 6 ore per provare la modalità, quella nuova, che in inglese si chiama Mayhem Clash, e in pratica sono i guardiani di Destiny che hanno la ricarica delle granate, dei colpi corpo a corpo, delle super, super veloce. Per cui ogni poco avete le super da sparare. La mappa è bellissima, quella che l'ho provata si chiama Crossroads, e in pratica è divisa in due parti, una di qua e una di là, e per andare da una parte all'altra ci sono dei cannoni sparaomini, tipo quelli di Unreal Tournament, e poi ci sono dei teletrasporti che invece appunto ci si passa attraverso la porta e si passa da una parte all'altra. Veramente molto bella graficamente. Crossroads sarebbe crocevia o incrocio in italiano, e appunto ci sono tutte queste varie situazioni per cui ci si può arrangiare bellamente. Veramente divertente, è un po' confusionaria come modalità perché è tutto un casino, però da questa demo che ho potuto... Allora, io ho ottenuto lo stregone che in PvP faccio cagare, ma abbiamo vinto lo stesso la partita. Ho provato la nuova super, cioè quella dei fulmini, e a differenza di quanto mi aveva detto Jacopone, che di certo non ci sta guardando ma succhia, non è a carica. Quando la attivate, semplicemente voi premete il pulsante del colpo della super e lo stregone va in giro così lanciando raggi elettrici, ammazzando quelli che voi puntate col mirino. È come se fosse un cannone continuo, solo che non è tanto forte, per cui ci vuole un po' per eliminare un avversario. La cosa figa è che invece avevo contro un bravo cacciatore che usava l'arco, quello da Enchanter in pratica, contro di me. E cosa fa di figo? È che ovviamente se spara una freccia, comunque il malus dell'arco si trasmette a tutti i giocatori vicini, e non solo li rallenta, ma gli inibisce le super. Per cui insomma questo layer di gameplay, di strategia, è veramente figo, perché fa capire quali sono le possibilità dell'espansione. L'altra cosa che ho imparato
e che ci hanno fatto vedere il pezzettino della prima missione dell'espansione, quella lo trovate nell'articolo dell'E3, se avete voglia ve lo leggete, io non ve lo riracconto, anche perché siamo cortissimi con i tempi. E, allora dicevo appunto, mi hanno fatto rivedere quel pezzetto, la cosa che non avevo notato è che lo spettro è passato dall'essere nel menu sotto, quello con l'astronave e la motoretta, è passato a essere nel menu superiore, e infatti il tizietto che ha giocato a un certo punto ha aperto una cassa e ha droppato uno spettro, quindi a quanto pare si droppano gli spettri e chissà che non abbiano dei modificatori di statistiche o quant'altro. Detto questo, io ho finito con le mie puttanate e vi do circa 8 minuti per farmi le domande e per salutarmi, perché poi appunto mi devo di nuovo ritornare in giù e c'ho l'appuntamento per Skype. Allora, vediamo che dicete o che dite in italiano. Dice, ma non doveva esserci Need for Speed adesso? C'è già stato? C'è stato prima, ci siamo invertiti. Dove bisogna metterlo? Comunque manca un po' di galanteria, dice, potevate lasciare il codice alle ragazze. Allora ragazzi, se non funziona il codice perché è stato già utilizzato? Ovviamente Mastrodino, ciao Barone, ho giocato a Destiny su 360 per diverso tempo divertendomi molto e sfruttando tutto ciò che il gioco ha da offrire, ora però sono 2 mesi che non lo tocco, anche perché sono passato a PS4 e volevo aspettare qualche offerta prima di ricomprarlo. Volevo sapere se ci saranno contenuti esclusivi per chi preordina il gioco e soprattutto se vale la pena l'acquisto considerando anche che deve ricominciare il gioco da zero. Maledizione, però vieni veramente poco a fagiolo. Perché sono in diretta? Sei in diretta. Lorenzo Pisaneschi, eccomi. Caro amico, LPF detto anche, però così non ti vedo, ti devi abbassare. Sembri uscito? Ci sono? Sono in diretta? Sembri uscito da un film di Tarantino. Ti mezzo accanto al Barone? Sì, non so se ti si vede, però la maglietta di testini, ma te non ci giochi. Cazzo se ci giochi, è bellissimo. Dopo 5 minuti. Io ci ho fatto 530 ore. Ok, allora, sì. Allora, che succede? Che racconti? Che hai visto di bello? Sto cercando la Dorota, la Dorota, non la trovo. Qual è la mia? La Dorota, la polacca. Ah, sì. E, no, Domenico Peluso, è molto difficile che per adesso venga uscito, esca sul PC, venga uscito sul PC. Ma venga. Cosa? Destiny. Non ti perdi niente. È un disastro. Ma perché lui è un sonnipro. I giocatori giocano a Destiny. Certo. Che giocano. Tutti i giocatori. Allora, poi vediamo che dicono. E quindi non adoro te gli fai. Provano. No, niente armi esotiche, non c'erano. Niente, assolutamente no. Se qualche, no, niente. Di esotiche non se ne è parlato. Gliel'hanno chiesto, ma sono stati rimandati al mettente. Ciao Barone, l'hai trovato sto cavolo di gialla col cazzo? Ancora non ce l'ho. Ma perché stanno uscendo ancora DLC per quel disastro? Sì, due, io sono curiatissimo, sono a 530 ore. C'entra, è sempre gratis. No? Cioè, mica si paga. No, che non si paga. Ci mancherebbe altro. DLC li paghi, come paghi l'abbonamento. No. Certo. Già mi sta simpatico il tipo, avreste visto il personaggio, io lo conosco da una vita. Com'è che ci siamo conosciuti? Noi di persona era le 3 del 2002. Sì. E si intervistò Miyamoto. No, veramente io basta. Te non c'è, suggerivo. Allora la domanda della M di Mario Wario era mia o no? Sì, faceva cagare, però lui sulla M ci mise 2 puntini. È vero. Perché gli dette 9 pensate con questa domanda. È vero. Ma è vero che l'arma degli ignota nel rete corrotti diventerà esotica? Dovrebbe diventare esotica, effettivamente. Stai riscuotendo un sacco di successo. Qual era la domanda, Mastro? Tra l'altro, ragazzi, sto facendo un videogioco, di prossima pubblicazione con la Valengo. Sono andato dallo Skyrise e ho detto un altro anno ci siamo anche gli altri a posto. Allora, me la so persa ragazzi. Mastrodino, mi so perso la domanda. Infatti mi chiedono se avete ricevuto qualche cosa interessante, invece sfottono solo il gioco. Ma no, io ti ho già raccontato tutto il sottofondo del gioco e dovete farmi ma di domande. Destiny non esiste. No, è che ci ho giocato, per cui appunto del multiplayer te l'ho detto, qui non c'è nulla, nel senso che le informazioni che sono state rilasciate sono le stesse delle tre, la missione single player era la stessa, ho provato soltanto una nuova modalità e ve l'ho già raccontato, non ci sono ulteriori informazioni, mi sono accorto di questa cosa e ho scoperto che gli spettri, non credo fosse stato annunciato, ma si droppano come gli oggetti normali, se hai altre curiosità puoi sempre chiedere. Io dice, fai live su Destiny e non mi dici nulla, Jacopone, è perché abbiamo, come si chiama? Si chiama Lorenzo. Esatto. Come si chiama?
è un padre fondatore. Sì, ci sono differenze fra le armi, ci sono, hanno LBF. Cambiato anche il, esatto, ci sono anche diverse altre modalità. Poi ci sono ovviamente anche le, sì, chiedeva se ci sono dei pre-order, ti conviene ricomprarlo se compri l'esotica? Sì, se compri la collector, la limited per settembre, c'hai dei bonus in omaggio, fare degli shader, il motorettino e poi dei cosi. Ti conviene comprarlo 3 o 4 volte perché è un bel giochino, merita. Dai, smetti, ragazzi, faceva ridere 10 minuti fa. Allora, anche la NASA è un'arma esotica. Poi, secondo te qual è la super migliore di quelle nuove e più divertente da usare, chiede Federico Bassi, quella del titano, ovvero il martellone di fuoco. Vedi, armi come martelli, archi, sì che ci sono, Black Age, ci sono appunto le special nuove. Allora, per il tizio alla destra, chi sei? Sa che è da te, perché è la destra per loro. Lui faceva il buyer a New Age. Lui ha scritto anche su Multiplayer, ha scritto, ragazzi, anche su Multiplayer, è stato redattore di Multiplayer, era in Alternative Reality. Era in Alternative Reality. Adesso cosa fai? Ora è a margini. Ora sei ai margini. Ora è un programmatore. Fai? Cosa fai di lavoro adesso? Il programmatore su cui a progettare Face of War. A posto. Ridete, cioè. Allora, le sentirete parlare. Va bene, Barone, cacciami questo infedele, dice Samperi. C'è un sacco di gente che gioca a destra, te non ci credi. Quindi, ma lo sanno quanto ero boxaro? Quanto ero in prima linea su... E che c'è testo per Apple Xbox? Per piattaforma. Un minimo d'affetto per... niente. Nel senso non è mia... Niente. Allora, boss assoluto, voglio la sua recensione di testi così, dove lo distrugge, dice Bifficiano. Hai un titano al 30, mi conviene portare al 34 in vista del nuovo super? Federico Passi, assolutamente sì, è fighissimo. Portala assolutamente al 34, se no ti perdi un pezzetto. Ho sussurrato a DJ non c'era, c'era Eric e l'ho salutato stamattina. Aumenta nel magazzino, ancora io questo non lo so. Domenico Peruso è cazzaro però il tipo. È cazzaro? T'hanno scamato subito. Ma come cazzaro? Va bene. Io purtroppo devo andare, nel senso che appunto è diretta flash, appuntamento flash, perché devo andare all'appuntamento di Scalebound. Ci rivediamo, credo. E io a cercare ora, la dose. A che ora la diretta? Alle 7? Questa alle 7. Di Scalebound. Alle 6 forse. Alle 17.30. Alle 17.30. Ok. Allora ragazzi, con me ci rivediamo alle 17.30 per la diretta di Scalebound. Io vi ho raccontato in realtà tutte le novità che sono riuscito a prendere qui Destiny, che era abbastanza in forma migliore, che tanto oramai manca 2 settimane, meno di un mese al lancio del gioco. Vi ringrazio per essere stato con noi. Della campagna non si sa niente, Marcus Shepard, dovrebbero essere 23 missioni di storia. Poi Barlone, portaci a Berlino, grazie mille, ci vediamo dopo alle 5.30. Allora, ciao! Ciao a tutti! We'll be right back.